Mister, come affronta il Varese questa doppia finale con il Novara? Con la consapevolezza di giocarsi gran parte del proprio futuro, almeno del futuro di questa categoria, che è stato difficile raggiungere e che non vogliamo perdere per nessun motivo al mondo. Questo non vuol dire che non sapremo accettare il risultato del campo, anzi, però ci siamo preparati per dare battaglia, per vincere e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. È una sfida un po' che richiama, secondo te, quella con la Cremonese, allora anche allora c'era in palio la Serie B, insomma, forse anche adesso è così. Sì, però sono due finali, diciamo, completamente diverse, perché là si arrivava da primi della classe e si tentava una scalata, qui ci si aggrappa per non cadere nel burrone. E quindi direi che sono due finali completamente diverse, però entrambe affascinanti, entrambe importanti, dove sappiamo che la posta in palio è molto alta. Com'è proseguita questa settimana di lavoro e qual è la situazione della squadra? La settimana è corsa via molto bene, abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato sui particolari, ci siamo preparati bene. Dal punto di vista dei ragazzi li ho visti bene, li ho visti che stanno bene fisicamente, stanno bene mentalmente, secondo me sono pronti per fare una grande partita. Dicevi prima, non è stata preparata in maniera diversa rispetto al lavoro fatto negli ultimi 15 giorni? No, assolutamente, non vedo perché avrei dovuto prepararla in modo diverso. Sempre una partita di calcio, e quindi l'abbiamo preparata come abbiamo preparato sempre le altre, altrimenti vorrebbe dire che quelle precedenti non erano state preparate al meglio, invece abbiamo preparato al meglio quelle precedenti, così come abbiamo preparato al meglio queste.